Fratelli e sorelle nell'azzurro, buongiorno a tutti. Allora, siamo alla quinta, anzi alla sesta giornata di campionato. Questa sera affrontiamo alle ore 18 la Sampdoria, quindi andiamo per cortesia, andiamo a Genova a prenderci questi 3 punti benedetti. Non sarà facile, sento dire da tante persone: ah, vabbè, ma tanto sarà una passeggiata. No, ragazzi, non sarà assolutamente una passeggiata. L'Inter in difesa è fortissima, ma ancora mancano tante, tante, tante cose per costruire una squadra forte, solida, che possa competere con le altre due, che anche se sono indietro, sono molto più forti. No, molto, non esageriamo, ma sono più forti di noi. E la Juve c'ha dalla sua il fatto che ha dei campioni in squadra, ha dei nomi importanti che risolvono le partite, anche quando non brilla, riescono comunque coi campioni a risolvere la partita. Ancora a noi manca quel quid in più anche a centrocampo per poter riuscire ad essere invincibili. Questo non lo siamo, ragazzi, scordiamocelo, togliamocelo dalla testa, perché invincibili non siamo. Prima o poi cadremo, e quando cadremo, l'importante è sapersi rialzare. Questa è una cosa fondamentale, perché tutti i gladiatori del mondo, quando cadono, se sono forti, si rialzano. Come avete visto il gladiatore, il film, no? È la stessa e identica cosa. Quindi non scoraggiarsi mai, essere sempre fiduciosi. Parlano tanto, parlano troppo, vengono nella mia pagina, vengono nelle pagine degli interisti e vengono a fare i proclami, vengono a dire vi asfaltiamo, vi spacchiamo, domenica prossima, il 6 ottobre veniamo e vi spacchiamo, vi disintegriamo, veniamo a mani basse, vi uccidiamo a mani basse, tutto quello che vuoi tu. Io sono sempre stata abituata nella mia vita, sempre, a non parlare troppo. Prima, si parla sempre dopo, e in ogni derby l'ho sempre detto, e in ogni partita l'ho sempre, importante soprattutto, l'ho sempre affermato questo. Quindi ragazzi, si parla sempre dopo. A proposito dei tifosi sviaditi, parlo di loro non per qualcosa, ma perché oggi uno si è permesso di insultare il mio sangue, la mia famiglia. E allora dico a te, inetto che non sei altro, e per fortuna non siete tutti così, perché sennò vi avrei annientati tutti quanti. Invece c'è anche con chi si può parlare, e chi è cordiale, chi è obiettivo, pochi ma ci sono e sono buoni. Fin quando parlate con me, fin quando ci si sfotte, fin quando ci si dà del pagliaccio e quanto altro, e si resta nell'ambito sportivo e di calcio, io ci sto. Nel momento in cui si tocca la mia famiglia, io non ci sto più. Questo o vi è chiaro o non vi è chiaro. Io non sono come tutti gli altri che si prendono gli insulti pur di fare followers, pur di avere i seguaci, 800.000 seguaci. A me non me ne frega un cavolo. A me interessa che ci sia il rispetto nella mia pagina, mi interessa che ci sia sul mio canale, mi interessa che ci sia sul mio profilo Instagram e mi interessa che ci sia nella pagina della quale sono una delle amministratrici, che è il Malati di Inter. Il resto non me ne frega niente, i numeri non mi interessano. Quindi chiunque si permetta, anche una sola volta, di offendere un membro, solo uno, della mia famiglia, poi sono cazzi vostri. E non sono gentile, e non faccio chissà cosa, non faccio nessuna minaccia, non faccio nessuna minaccia. Ma poi ve la vedete con i miei avvocati, perché così funziona. Perché così funziona. Perché non perdono nessuno, perché non mi metto contro nessuno e non faccio nessuna guerra, perché questo è sport e questo deve essere. Ma la famiglia è sacra e non si tocca. Parlate con me, uomini senza palle, parlate con me, parlate solo con me. E detta questa, chiudendo questa parentesi, fratelli e sorelle nerazzurre, questa sera si va a Genova. Purtroppo io la partita non posso vederla perché lavoro. Prima arriva il dovere e poi il piacere, in questo caso il piacere è l'Inter, ma so, avrò chi me la racconterà, chi mi parlerà della partita in maniera oggettiva e soprattutto obiettiva,
quando avrò la mia, avrò la possibilità, farò il video per voi. Prima devo un attimino vedere tutte le varie fasi, gli highlights, devo sentire anche persone abbastanza obiettive, cosa che io a volte sono, a volte non sono, perché sono troppo interista, me ne rendo conto. A volte quando fa bene dico che ha fatto malissimo, proprio perché sono troppo tifosa. Ascolterò i pareri delle persone che mi daranno ovviamente la loro, mi diranno la loro sulla partita, ma tiferò con il cuore e con la mente, sarò sempre vicino alla squadra. E quindi ragazzi, fratelli e sorelle nerazzurre, chi va a San Siro, mi raccomando, mandatemi foto, perché io sono pronta a pubblicarle. Mandatele sui direct su Instagram, così che da lì le posso prendere e pubblicarle anche sui vari canali, gli altri vari canali. Va bene? Fratelli e sorelle nerazzurre, ricordatevi sempre che la vostra Lucri vi vuole bene e sempre, 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 forza io!